Ciao a tutti, in molti mi chiedono consigli sugli strumenti da acquistare. Ora, prima di tutto vi dico sempre che gli strumenti sono come le fidanzate, devi trovare quella con cui ti ci trovi bene. Quindi non consiglio mai uno strumento nello specifico. Quello che consiglio però è innanzitutto di capire che cosa ci serve, farci chiaramente un'idea di budget e poi capire le caratteristiche dello strumento e soprattutto andare a provare di persona, perché proprio il feel con lo strumento è fondamentale. Ma soprattutto appunto evitare cose tipo ah, ce l'ha un mio amico e me l'ha consigliata, oppure il mio tastierista preferito ce l'ha anche lui, oppure la usano tutti, quindi evidentemente va bene. No, ragazzi, ragioniamo, capiamo cosa può fare uno strumento. E se fa il caso nostro, voglio dire, se noi facciamo musica elettronica, magari di un clone Hammond non ce ne facciamo niente, e così come se facciamo rock, magari del synth super figo, modernissimo, magari non ce ne facciamo nulla. E quindi, insomma, capiamo di che cosa abbiamo bisogno e poi muoviamoci di conseguenza. A volte magari evitiamo anche di fare delle spese inutili. Poi chiaramente proviamoli di persona quando è possibile e poi decidiamo chiaramente se prenderli online o meno. Questo è un altro discorso, ma la prova di persona la consiglio veramente. E poi soprattutto impariamo ad utilizzarli. Questa è la cosa più importante, quella che veramente ci fa spendere meno soldi, ci fa utilizzare in maniera adeguata. E a tale proposito, quindi vi invito, se siete interessati ad avere lezioni, consigli, consulenze, quant'altro, a scrivere a info@paologambino.com, a visitare il mio canale YouTube e soprattutto anche il mio canale Patreon, dove c'è moltissimo materiale in più. Ciao!